Chi si è fatto beccare? Voi siete malati. Il modo per non farsi beccare in flagrante ci sarebbe, basterebbe solo non tradire la propria moglie. Di questo particolare nessuna conoscenza sia Fred che il suo compagno di avventure notturne Greg, ma si sa che al richiamo di una conquista non si può certo resistere facilmente. In fondo il loro tradimento non è quasi mai sentimentale, ma istintivo e completamente fisico. Alle 5. Ma tu guarda che due stronzi, vi siete messi d'accordo, eh? Per riassumere questo mondo complicato fatto di sentimenti, egoismi e aspettative deluse, il cinema francese si è servito di 7 registi che, attraverso l'unico elemento costante rappresentato dall'interpretazione dell'ormai osannato Dujardin e dell'amico Lelouch, hanno provato a comporre in un film a episodi il ritratto di un uomo alle prese con la propria natura. Questa storia di uscire tutte le sere, forse perché stai cercando la donna della tua vita. Gli infedeli riesce ad andare oltre ogni accusa di sessismo, deridendo e umiliando senza alcuna pietà proprio l'oggetto della sua osservazione. Mine simpatici. Ho voglia del tuo fringuello. E dall'altra, le puttane e le zoccole. Yeah. Amore, siamo noi. Il film non emette giudizi e sentenze, ma lascia a ognuno la possibilità di trovare la propria via di fuga. Chi si è rappresentata da un gruppo di sostegno per adulteri cronici, da un coro inneggiante alle qualità delle proprie mogli o da un viaggio rivelatore a Las Vegas, non ha nessuna importanza. Fondamentale è non prendersi troppo sul serio perché, come ricorda François Truffaut, in fondo è solo questione di corna. Sì, sì, c'è sempre qualcosa di un po' più profondo. Siete sentimentali. Tu credi, davvero? Che zoccola! Ci ho riflettuto molto e sai che ti dico? C'è solo un modo per evitare di farsi beccare. E sarebbe? Non tradire la propria moglie.